Amici amiche di Andrew Channel, bentornati ad un nuovo episodio dedicato ad Europa Universalis 4 con i nostri amici mamelucchi, e in particolare con i mamelucchi che bastonano i francesi e gli aragonesi, insomma. Dai, la solita vecchia storia, dai. Togliamo la pausa. Nello scorso episodio purtroppo ho fatto un errore. Dovrei stare adesso a 101 e non posso farci granché. No, non posso farci niente in realtà. E quindi devo aspettare che si riduca da qualche parte, e questo accadrà presto, però la cosa mi ha un pochino insomma, annoiato. Passerà qualche mese per la sovraestensione alta. Fatemi piazzare, scusate, uno di questi mercanti, a questo punto lo metto a Costantinopoli, con il maximize profit, avere 5% in più nel trade node. Vediamo se ci dà qualche soldino in più da 250, vediamo dove andiamo. E adesso l'obiettivo è quello di massacrare la Francia, prendendo. Ok, la capitale della California è già stata presa, mi fa piacere. Ma. Ok, stiamo andando alla grande. Vediamo con il mercante 256, 6 ducati in più, va bene. Ok, ancora un mese dovremmo ridurre la sovraestensione, quindi questa guerra può durare fino al 100%, intanto che riduciamo la sovraestensione che abbiamo causato in Africa, benissimo, adesso dovremmo esserci. 98%, ottimo, non è successo niente di grave. E guardate che meraviglia vedere gli austriaci che ci danno una gran mano a nord. Ah, intanto ecco l'Italia. L'Italia è ancora in mano agli aragonesi, sud. Questa è l'unica cosa che non posso dare forse ai castigliani, oppure potrei dare anche questa ai castigliani, non lo so. Non lo so. Procediamo anche con le conversioni. Nello scorso episodio, semplicemente per far vedere a chi magari non ha seguito tutto, abbiamo portato avanti la conquista dell'Africa centrale, prendendo Sofala, prendendo lo stato qui centrale, abbiamo chiuso poi la colonia che confinava con il Congo, abbiamo quasi completamente annesso il Congo. Legittimazione, prestigio, prestigio. E direi che il prossimo obiettivo sarà il Marocco. Per spingermi ancora di più per avere sempre più controllo nel continente nero. Ok. E le cose vanno benone. La mia idea sarebbe quella di arrivare nel 1700. La mia idea era quella di arrivare nel 1700, alla fine del 1600, con una ottima base economica. Alla fine del 1700, la potenza militare prima al mondo. E ho completato entrambi. Adesso nel 1700 e 1800 vorrei avere la massima estensione territoriale, quindi continuare a battere duro su tutti e strappare territori a go-go, facendo di più feeding, facendo conquiste, no, questo non importa, però cerchiamo di fare il possibile. Quindi adesso quando la Francia mi darà il 99% clear offer, adesso è 66, poi ci penseremo. Tanto bene perché stiamo facendo scendere la sovraestensione. Qui potrebbe starci un'altra guerra con la Russia. Un'altra cosa, Sindh, alleato di Arkhan Magwa, Uday Afghanistan, va conquistato. Va conquistato assolutamente. Viangar va conquistato assolutamente, alleato soltanto di Orissa. Questi vanno presi presto. Bengal invece è sotto il controllo di Shan, che è anche il nostro alleato. Lo faccio più che altro in funzione anti-Ming, anti-cinese, per tenermi calma. L'Asia, che per l'estremo oriente per adesso lo voglio evitare, perché sono già impegnato praticamente su tutti i fronti tranne l'estremo oriente, quindi Africa, Europa, Russia, Nord America, Sud America, mi basta per ora. E ok.
Devo far cadere ancora un po' di forti, però, ragazzi. Sarebbe bello poter cliccare su Castiglia una volta, non so, tipo col control, chissà se funziona, e poi andare sull'altro e fare oppure F4 come su Excel, ripetere la stessa cosa. Va bene, lasciamo stare. Su Excel, se voi fate qualcosa, non so, colorate di rosso una casella, poi cliccate su un'altra casella, premete F4, la casella si colora di rosso, cioè ripete il comando precedente. Ecco, mi piacerebbe avere qualcosa di questo tipo perché detesto cliccare su tutte le province per assegnarla a Castiglia. Lo devo fare. Intanto tolgo la pausa, intanto che faccio sta cosa, visto che gli assedi vanno avanti. Fatta però. Allora, 21%, meno 7%, 21%. Gli assedi sono buoni. Gli assedi sono buoni. Adesso sto giochino della corruzione va benissimo perché continua ad attaccare infedeli e quindi continua a salirmi il livello di legalismo. France Conte è caduta. Attenzione perché questo è fenomenale. Lo prendo lo stesso anche se fra 2 anni e mezzo dovrei fare la tecnologia perché Province War Cost meno 20% è fenomenale e ci casca molto bene perché ci permette di fare un ottimo affare adesso quando chiediamo la pace a queste 2 nazioni. Un ottimo affare veramente. Non posso fare nulla, vero? Sì, di cultura greca lo posso migliorare. 1 e 2. Ottimo. Intanto posso fare un'interazione culturale. Yes, ma questa la facciamo esattamente fra 3 anni quando avremo le nuove tecnologie. Perfetto. Che poi dalla 23 in poi quelle diplomatiche servono relativamente a poco, quindi forse mi conviene. Ok, mi serve per il commercio, per il denaro, ma va. Invece per il canale di Suez cosa? Mi serve la 24 forse? Fatemi vedere. La 26, wow. Avevo ancora tempo. Ok, Cuneo finalmente è caduta. Alleluia. Perfetto. Siamo al 93%, ragazzi, cioè. Manca davvero poco. Ok, la Francia inizia a chiedere in ginocchio una pace. Noi li stiamo letteralmente massacrando. E devo vedere una cosa, quanti stati posso permettermi? Perfetto, ho già la Castiglia, mi posso permettere altri 2 stati cliente e uno lo faremo in Francia. Devo vedere un po' come fare, ma lo farò. Benissimo. Come siamo messi a sovraestensione? 77, ok. Non possiamo permetterci nulla in pratica. Se questa cadesse. Non male.
Non male, ragazzi, non male. Abbiamo distrutto queste due ex potenze mondiali. Manca l'Inghilterra, però ha una flotta notevole. Quindi non so se è proprio il caso. Almeno non adesso, non lo so. Vediamo se però i mercanti mi danno diplo power. Questo sarebbe buono. Posso chiederlo? Però è un casino. Ok. Se questo forte cade, magari la Francia mi dà una mano. Proviamo a vedere. 83%, dai, non siamo ancora al 100%. Devo veramente sforzarmi, per favore, devo sforzarmi. Devo avere il 100% sulla Francia. Perché voglio strappare le colonie, voglio ottenere territori, insomma, c'è veramente tanto da fare contro i francesi. E questo ci abbatterà tantissimo anche i punti diplomatici, ma pazienza. Velocizza 4 perché voglio far cadere questo forte, ragazzi. Cioè, voglio far cadere questo forte e basta. E i francesi, guardate, quando sono in queste situazioni, cosa fanno? Mandano alla Scandinavia 315 ducati di regalo. Perché probabilmente hanno il sovrano che è kind o ha qualche caratteristica di questo tipo. Non ho parole. Non ho parole. Valese non cade, non cade. Yeah. Oh yeah. Stop, fermi tutti. Pace. 87% ce lo facciamo andare bene. California, prendiamo la costa, perché il resto non lo vediamo. E faremo una nazione coloniale. Qui prendiamo tutto quello che vediamo. Perfetto. In Africa temo di non poter fare molto, infatti non ho i forti e non è un problema. Ah no, dai. Non riesco a tagliarli completamente. Quanto vale questo? Ok, va bene, fa pazienza. A questo punto non andiamo direttamente su Parigi, ma prendiamo il controllo qui a sud di territorio così. Questa pace ci costa molti punti però, diplomatici, perché questi non fanno parte della richiesta, perché questa non è una nazione belligerante. Allora, la Francia adesso è tagliata in tre parti, come sempre il border gore che mi contraddistingue, no? Lo sapete. E ora dobbiamo assegnare alla Castiglia un po' tutto. Oh, che palle, siamo sempre a 101. Prendiamo Madrid e poi chiudiamo. Ok, non siamo più a 196. Facciamo tutti i vari core che possiamo fare. Ho strappato molto territorio alla Francia, ragazzi, perché non pensate che sia soltanto questo. Praticamente le colonie, cioè la Francia ha le briciole
Sud America, adesso sono soltanto olandesi e Aragona, non dimentichiamoli, che hanno qui la New Granada. Questa è rimasta in piedi però. E adesso Castiglia. Ok, fine della guerra. Allora, return course. Castiglia, Castiglia, Castiglia. Castiglia, Castiglia. Castiglia, Castiglia. Castiglia. Ehi, fermati. Non ci costa un cazzo dare così tanto territorio alla Castiglia perché? Perché chiaramente il territorio era castigliano. Eh beh ragazzi, questa guerra. Ragazzi, questa guerra è andata benone. Questa guerra è andata benone. Ok, la Castiglia c'è d'ora, chiaramente. Peccato che non sia islamica, ma va bene. E adesso mettiamo tutti insieme appassionatamente. Prossima guerra Aragona. Perde tutte le colonie e il Sud Italia. Ok, fatto questo, chi è che la nuova rabbia, come sempre, andiamo ad abbassargli le tariffe doganali. Portiamole a zero, così non rompono più i coglioni. E dobbiamo dare il massimo, sì, focus ai punti diplomatici. Perfetto. Ardalan, Timuride, non sono più alleati di nessuno. Ardalan, sapete che è anche Ardalan un nostro vassallo. Dovevamo fare il diplo feeling con i Timurid. Quindi la 27esima la chiameremo Castiglia. Teniamo qui. Aspettate che qui però c'è un casino. Abbiamo la 14ª Gibilterra, d'accordo. Allora la settima la portiamo verso Ardabil e i loro amici. E adesso andiamo in Francia, vediamo che cosa abbiamo qui. Un'altra idea, attacchiamo il Marocco quando possibile per conquistare l'Africa. Perfetto, adesso è possibile perché abbiamo tutti i core, cioè tutti, abbiamo un sacco di core in realtà, ma non tutti. Ok, questo ci basta per andare all'assalto del Marocco e continuare la nostra conquista dell'Africa. Ragazzi, questa mossa con la Castiglia è stata veramente buona. Considerate che ovviamente poteva succedere che la Castiglia conquistasse tutta l'Aragona, in questo caso avremmo rilasciato Aragona, ma Castiglia è veramente multicore e quindi ci è costato poco avere questo vassallo. Faremo in modo che il vassallo diventi sempre più grande e poi inizieremo ad annettercelo. Però, allora, Sindh, alleata di Afghanistan e Arkham, Merv e Udol. Yarkand non entra. Questo, visto che abbiamo la possibilità di farlo, andiamo immediatamente a includere completamente Sindh. Ho bisogno di fare drafting di altri 30.000 regolari qua sotto per gli altri. Shan si sta rivelando un alleato validissimo, validissimo davvero. Ora non ci danno un cazzo comunque.
conversioni procedono. Il prossimo set di idee quale potrebbe essere? Visto che comunque ormai abbiamo quasi chiuso le diplomatiche, probabilmente devo fare un set militare. Gli aristocratiche non mi dispiacciono perché sono miste. Un po' di... Anche se lo so che sono... Parliamo delle aristocratiche. Sono scarse, lo so. Probabilmente uno dei gruppi più strani. Perché comunque ti dà... Un vantaggio tecnologico, questo è molto buono. Questo è ok. Questo non serve assolutamente a niente. Assolutismo più 0,10, autonomia. È metà inutile. Nation Empire più 33 non è male. Il Realm Tradition Decay è ottimo se accompagnato dalle idee. Difensive quali abbiamo. Un diplomatico più mercenari e leader siege più 1. Probabilmente la chiusura leader siege più 1 è la roba più utile. Le offensive ci darebbero engineer corps, disciplina, anche le offensive sono molto buone. Quantity ci darebbe la possibilità praticamente di avere un esercito gigantesco ovunque. Anche questo non è male, però onestamente, arrivato a queste dimensioni, quantity non mi serve. Penso che prenderò le offensive. Penso che sia la soluzione migliore. Sì, prenderò le idee offensive. Semplicemente perché poi quando mi scontrerò contro i Ming, contro l'Austria, magari in futuro se faccio una piccola cambio di casacca. Comunque mancano ancora 123 anni alla fine della partita, c'è ancora tantissimo da fare e anche se siamo a un punto molto, molto forte, non abbiamo per niente finito, anzi, non abbiamo neanche iniziato, ragazzi. Afghanistan adesso. Era da tanto che volevo conquistare Sindh. Ricordate quando eravamo passati in India da sopra e dicevo, prima o poi dovrò attaccare Sindh per avere il corridoio meridionale e avere più costa, che è molto importante anche per il commercio in Indus. E adesso ci siamo arrivati, dopo un po' di tempo, ma ci siamo arrivati. Allora, facciamo una cosa, visto che i soldi sono veramente troppi. Dove ho i colonist? No, faccio i recall e mando raddoppi coloni. No, non abbandono assolutamente no. Devo fare recall. Dove ho già le colonie? Buono. Così velocizziamo un pochino il colonialismo. Voglio vedere qual è il Liberty Reserve castigliano adesso. 39. Tanto che ho il prestigio alto. Acquire subject. Complete mission. Number of non-tributary 2. Cosa? Non ho mai completato i Trustworthy Allies. Cioè, devo avere. No, ma non ci credo. Devo avere degli alleati che hanno 150, ok. Contemporaneamente. E l'Austria che cos'ha? Wow. Facciamola, è una missione facilissima. Perché non l'ho mai fatta? No, perché mi preoccupa un sacco di missioni e di bonus. Non ci credo. Non ci credo.
credo che questo stato USA possa essere inglobato. Tech. Aspettiamo 1700 e la facciamo partire perché purtroppo quella diplo rimane indietro. Per la prima volta mi succede, ma quella diplomatica rimane indietro. No, mantieni. Ah, ma. Ok. Capisco perché non posso andare a 150 con gli austriaci. Tra province ci sono. Adesso dobbiamo chiudere con Afghanistan e poi Sindh, sarà roba nostra. Comunque ragazzi, bell'episodio, sono molto contento per il risultato in Francia e in Castiglia. Adesso questa guerricciola serve semplicemente per evitare di fermarsi. Io direi che ci possiamo salutare qui, giusto? Assolutamente. E ci diamo appuntamento al prossimo episodio. Adesso farò una pausa. Al prossimo episodio iniziamo nel 1700. E c'è veramente tanto da fare, ma non male, dai. Ardalan, scusate, Ardalan deve diventare grande, la Castiglia deve diventare grande, io devo continuare ad espandermi, soprattutto in Africa e in Asia continuerò a fare i core, mentre in Europa, Persia, eccetera, cercherò di fare diplo feeding, ma non troppo perché poi la Castiglia mi diventa un problema, quindi potrei anche pensare di annettere Ardalan, onestamente. Il problema è questo, che non ho i punti diplo. Nonostante abbia un ottimo advisor, però ho un sultano che ha un 2 con i punti diplo. Mi servirebbe un 6-5-5 o un 5-6-6, qualcosa del genere. Allora sì che andremo d'accordo. Però vediamo nel prossimo episodio. Grazie per essere rimasti con me e a presto.